scendono in piazza in segno di protesta. Succede a Fabriano, dove più di 100 immigrati hanno organizzato una manifestazione sabato mattina. Un corteo silenzioso ed ordinato si è mosso dal commissariato al comune per poter parlare con il sindaco Roberto Sorci. Il problema sono i ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno. Dopo l'ultima riforma per l'immigrazione, tutta la burocrazia è stata accentrata negli uffici romani del Ministero e in questo modo alcuni stranieri arrivano ad aspettare anche un anno e mezzo per ricevere il permesso di soggiorno. A volte addirittura l'autorizzazione arriva quando la sua validità è già scaduta e così bisogna iniziare le pratiche da capo. Anche il ritardo crea molti disagi. Senza il documento è difficile trovare un lavoro, non si può accedere all'assistenza sanitaria e anche varcare la frontiera potrebbe comportare il rischio di non riuscire a tornare. La situazione si sta facendo davvero esasperata e si cerca al più presto una soluzione per non mettere sul lastrico molte famiglie di extracomunitari.